Mamma mia. Mamma mia, ti Mamma ricordi mia. quello che ti ho detto qualche settimana fa per la serie B, per lo stesso identico Sì. contenuto? Sì. Ecco, qui è peggio e fidati che ce ne vuole. Perché stiamo parlando della nostra reaction alle prediction di inizio anno sulla classifica finale di Premier League. Se non avete visto la reaction alla classifica di Serie B, andatela a recuperare. Perché ragazzi, è successo un 48, ma qua sta per succedere un 49 o forse anche un 50. Non siete pronti? Detto questo, Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. non fate caso al capello, non so più come metterli. Vi dica la verità, c'è umidità fuori, una cosa e un'altra. L'ho fonati 10 volte prima, Madonna, mi metti s'erano indietro. abbassati tutti quanti. Il tempo mi sono messo a sedere, se so risparpagliare. Lasciate, mi piace, regà, ne voglio un, non ve ne chiedo un numero minimo, ma ne voglio una marea. Per altre reaction, dobbiamo fare qualche altra reaction alle prediction di inizio anno. Quella del campionato della Liga Spagnola. Nuova la Liga. Ah, è vero, pure quella della Serie A. E poi, se lascerete mi piace, non solo vi portiamo le reaction, ma rifacciamo le prediction per la prossima stagione, per la nuova stagione. Lasciare mi piace non costa assolutamente nulla. Potete anche iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati quando pubblichiamo qualcosa. Su questo canale più del 40% di voi, ragazzi, visualizza i contenuti regolarmente ma non è iscritto. Vi chiediamo di iscrivervi per aiutarci a crescere, per aiutarci a raggiungere un obiettivo che per noi sarebbe veramente importantissimo, il mezzo milione di iscritti. E comunque abbiamo due canali YouTube sul calcio, quindi mi raccomando, seguiteci su entrambi per restare sempre aggiornati, e un canale YouTube Extra Calcio. Tutti i canali li trovate in descrizione o durante il video compariranno qui. Cominciamo, Si vai. comincia dalla 20ª posizione in classifica. Le regole sono semplici: abbiamo deciso di lasciare i pallini per chi becca non la posizione esatta, ma sbaglia solamente di una posizione, e i punti per chi becca l'esatta posizione in classifica di quel determinato club. A fine video si farà ovviamente il confronto tra me e te e scopriremo il campione punti e pallini. Certo. Fate anche voi, riportate anche voi, ritornate al contenuto della prediction d'inizio anno, riprendete la vostra classifica e fate il conteggio. Vediamo se avete fatto meglio di me, di lui, di tutti e due o di nessuno dei due. Alla 20ª posizione in classifica in Premier League ci è arrivato il Southampton con 25 punti. Chi ci hai messo alla 20ª posizione in classifica? Dove Burnemouth, sta? Sì, è quindicesimo. quindicesimo. Io ci ho messo il Nottingham che è sedicesimo, quindi ho sbagliato meno di te, ma comunque capisci bene che entrambi abbiamo cioccato Abbiamo scioccato clamorosamente una entrambi. posizione di classifica, no? Sì. Io non pensavo in un campionato così da parte del Nottingham, ti dico la verità. Io sì, ci ho sperato e alla fine è andata bene. 19ª posizione in classifica, nella realtà alla fine retrocede il Leeds e qua cominciano le prime sorprese, perché poi pure la Premier League è stata una sorpresa. Noi che abbiamo messo cose abbastanza particolari, insomma, è uscito fuori un minestrone molto particolare. Il Leeds alla 19ª posizione in classifica chiude il campionato dopo 38 giornate con 31 punti. Chi ci hai messo alla 19ª posizione in classifica? Fulham, che è decimo. Questa l'hai cioccata, ma no pesantemente. De più. Io che ci ho messo? Ne che ne so. Spara una squadra. Ci Burnemouth. arrivato Quindicesimo, quindicesimo e io l'ho vabbè. messo 19esimo, però sicuramente non è cioccata come l'hai cioccata te. Fatto sta che il pallino non lo prende nessuno dei due. Mamma mia, ma tu te stai rende conto che nella realtà alla 18ª posizione in classifica c'è arrivato il Leicester con 34 punti. Ragazzi, il Leicester è retrocesso, a me ancora mi piange il cuore. Questi 7 anni fa con Ranieri hanno vinto Il lo titolo, scudetto, il titolo, la Premier, chiamatela come vi pare. E io voglio sapere da te chi ci hai messo alla 18ª posizione in classifica. il Southampton che è retrocesso, ultimo, Però non prendi il non pallino prendo il perché è pallino. una doppia posizione Due sbagliata. posizioni, sì. Quindi tu avevi predetto comunque la retrocessione del Southampton. Sì, l'avevo Io. detto proprio nel video prediction. Avevo detto il Southampton è tanto tempo, tante stagioni che vedo che c'ha un calo anno dopo anno e questo potrebbe essere l'anno giusto. Leeds. E Se prendo il pallino ne prendi il perché è pallino. arrivato nella posizione subito sotto. Quindi nella realtà 19esimo, io l'ho pronosticato 18esimo. Ho Sì. indovinato la retrocessione del Leeds. Ci sono andato veramente pelo pelo e vicino vicino. Sì. 17esima posizione in classifica, prima posizione salva. Nella realtà l'Everton con
36 punti. Chi ci hai messo? Non mi dici che ci hai messo l'Everton. Chi ci hai messo? Nottingham. Te pigli il pallino? Mm-hmm. Perché è arrivato subito sopra. L'avevo messa come prima salva. E invece, te posso dire che non era facile? Nottingham. Seppure io ci speravo nel, è la squadra simpatia per eccellenza, sia da parte mia sia da parte sua, perché Nottingham, pure tu Nottingham Leeds, sì, ci abbiamo un trascorso nel passato, tante situazioni che non stiamo qui a spiegarvi, ci vorrebbe un contenuto dedicato per spiegare le simpatie, sì, per determinate squadre. E io invece 17esimi in classifica con l'Everton che arriva 17esimo, io ci ho messo il Fulham. Sono comunque 7 posizioni, una cioccata grande. Non come te, che non addirittura. Come 19. Quindi tu ancora peggio, però. Ma chi si poteva aspettare da una neopromossa? Io me li aspettavo salvi. Ma questo veramente è il Monza de Premier League. Il Monza de Premier League è un altro. È proprio Fulham. Io quello che sto dicendo, il Fulham. Ah, il Fulham, mi dici, no scusami, ero rimasto al Nottingham, no perdonami, ero rimasto al Nottingham. Io quello ti stavo dicendo, sì, io li ho messi 17esimi. Giusto, giustissimo. Alla 16esima posizione in classifica, quindi troviamo il Nottingham Forest. Sì. Io voglio sapere da te chi ci hai messo alla 16esima posizione in classifica. Il Leeds. Quindi pensavi potesse salvarsi in maniera anche abbastanza tranquilla, e in realtà più che altro tu sei romantico e ci speravi. Sì. Sì. E così non è stato. No. Io questa l'ho cioccata pesantemente, perché ovviamente ho messo il Southampton, che addirittura scusatemi, è arrivato ultimo in classifica. Cioccata per entrambi, sicuramente più pesante la mia cioccata per questa, no, situazione di classifica, la sedicesima. Adesso c'è il Bournemouth. Allora, il Bournemouth arriva quindicesimo, è una neopromossa, così come il Nottingham Forest. Nelle ultime 4, se tu vedi bene, ne ha più vinto, manco per sbaglio, ne ha perse 4 di fila, ma nonostante questo aveva accumulato talmente tanti punti che è riuscito a salvarsi anche con una particolare tranquillità, mi permetto di dire. Sì. Chi ci hai messo tu alla quindicesima posizione in classifica? Brentford. Ma pure io. Ah, benissimo, quindi nulla. Ma tu ti rendi conto che adesso arriva di noni? Ma ecco... Io voglio farvi notare finora quante ne abbiamo cioccate in maniera pesante. Il campionato inglese è tremendo. È tremendo. Ma io non mi immaginavo. Secondo me già adesso stiamo facendo peggio della Serie B. Sì, ma molto. Può darsi? Sì, sì. O forse sì, siamo sì, su quel livello. Perché no, poi alla no, fine non prendi. È molto peggio. Alla fine dice, no, non avete preso comunque punti e pallini. O magari abbiamo preso già un pallino per uno. Ma io parlo delle differenze tra la squadra che abbiamo messo ventesima e che è arrivata settima, per esempio. Non so se la mi sto spiegando. È un campionato difficilissimo da pronosticare. Quindi Brentford per entrambi, e ovviamente la cioccata è stata clamorosa. La 14esima posizione in classifica, nella realtà ci è arrivato West Ham con 40 punti. Chi ci hai messo alla 14esima posizione in classifica? Everton. Quindi niente. Che è arrivato 17esimo. Mm-hmm. Io ci ho messo 14esimi il Crystal Palace, che però sono arrivati 11esimi. Bene. È una delle cioccate minori. Sì. Una di quelle a cui invece sono avvicinato di più, tranne il pallino che ho preso per il Leeds. Quindi sicuramente, insomma, ho fatto decenti, ma il peggio deve ancora venire, perché sapete bene certe squadre come hanno deluso, e sarete curiosi di vedere dove le abbiamo piazzate noi in classifica. Direi. 13esima posizione in classifica, realtà col Wolves, che dir si voglia, 41 punti. E chi ci hai messo tu alla 13esima posizione in classifica? Crystal Palace. Quindi ancora meglio. Pallino? No, per due. Poco. Io ci ho messo la Aston Villa. L'Aston Villa o David Villa, che dir si voglia. Fatto sta che l'Aston Villa è arrivato settimo, quindi comunque l'ho messo 13esimo. Ma stai a vedere quante cioccate pesanti e clamorose. Sì. E io mi permetto di dire che secondo me qua, ragazzi, dei punti no, poco o nulla per entrambi. Poi staremo a vedere se così sarà. 12esima posizione in classifica, ragazzi, qui preparatevi ad una cioccata comunque clamorosa, perché prevedere il Chelsea alla 12esima posizione in classifica, o addirittura nella zona destra, seppur medio alta della classifica, era impossibile, era praticamente impossibile. No, no, non ci avrebbe scommesso un euro nessuno. Quindi, se il Chelsea arriva dodicesimo, tu intanto nella dodicesima posizione chi ci hai messo? Il Brighton, sesto. Ed è un'altra grave cioccata. Alla sua prima partecipazione in assoluto alle Coppe Europee, perché si qualifica per le Coppe Europee il Brighton. Pazzesco.
E poi possiamo fare un contenuto, non so se l'abbiamo già fatto in realtà, se l'abbiamo già pubblicato quel contenuto, non lo abbiamo ancora registrato, però abbiamo intenzione di fare un contenuto dedicato al Brighton di De Zerbi, al gioco, all'obiettivo e a tutto quello che c'è dietro. Io ho messo l'Everton a 12° in classifica e capisci bene che l'Everton, cioè, è arrivato 17esimo. 17esimo, quindi insomma ho scioccato in una maniera veramente ridicola, barra vergognosis. Purtroppo può Adesso succedere. però tra poco scoprirete dove abbiamo messo, tra poco insomma verso la fine del video scoprirete dove abbiamo messo il Chelsea. 11esima posizione in classifica nella realtà Crystal Palace con 45 punti. Io il Crystal Palace già l'ho nominato. Tu mi pare che l'hai già nominato? Sì, ha voglia, lo domino. Ok, chi ci hai L'Aston messo? Villa. Villa che è arrivato settimo. Settima. Io 11esimo ci ho messo il Brighton, che quindi comunque l'ho cioccato meno di te, seppur 11, 6, capisci bene che sono 5 posizioni che ballano, e non è poco. Parte sinistra della classifica, preparatevi perché qui veramente ci divertiamo. Mamma Nella mia. realtà il Fulham si prende la decima posizione addirittura con 52 punti. Tu Punti. guarda lo stacco con la posizione subito sotto Crystal Palace, 45-52. È stata una grandissima stagione Una quella del Fulham. neopromossa, ragazzi, veramente clamoroso. Chi ci hai Grande, messo, grande decimi? stagione, Leicester. Mi credevo ancora capace di fare una buona stagione. E sono retrocessi, ragazzi, alla 18esima posizione in classifica, quindi capite bene che Fabio ha cioccato pesantemente. Io ci ho messo il Wolverhampton, che in realtà sono arrivati tredicesimi, Tredicesimi. quindi sbaglio di 3 posizioni in classifica. Anche in questo caso me la cavo, mi salvo, ma i fini dei punti o pallini non conta assolutamente. Nona posizione in classifica, il Brentford sorprende secondo me con ben 59 59. punti all'attivo. E io voglio sapere Bello. da te alla nona posizione chi ci hai messo. Wolverhampton. Che sono arrivati ai tredicesimi. Io ci metto il Newcastle che sono arrivati quarti, quindi 5 comunque posizioni di differenza e capite bene che li ho messi fuori dall'Europa, fuori da tutto e invece hanno preso addirittura l'Europa che conta, l'Europa più importante. Ancora ragazzi, aggiornamento ad ora, non ve lo ricordiamo, anzi ve lo ricordiamo, un pallino ciascuno. Mamma mia, Non stiamo a fare niente che praticamente. In schifo. Serie B mi sa che non stavamo andando così male, eh. No, no, Ottava. stavamo andando così male. Ottava posizione, tu sicuramente stavi andando meglio. Ottava posizione, io ho qualche dubbio. Ottava posizione in classifica, nella realtà il Tottenham fuori dalle coppe, ovviamente 60 punti totali. Ottavi, chi ci hai messo? Newcastle. Che sono arrivati? Quarti. Vabbè, una posizione in meno di me, quindi l'hai cioccata meno di me sicuramente. Io ottavo, cioè questa clamorosamente peggio di te, perché tu l'Leicester l'hai messi decimi, io li ho messi Ottavi. ottavi. Io, se non mi sbaglio, ho riconfermato la posizione di classifica dell'anno scorso. Subito poco, fu Andiamo bene. fuori dall'Europa per poco, retrocessi, ragazzi, è una cioccata totale. Tremenda. Settima posizione in classifica, l'Aston Pirla. Nella realtà, Villa prende 61 punti e prendono la Conference. Tu, nella realtà, chi ci hai messo? West Ham, 14esimo. 7 posizioni di differenza, cioccata pesantemente. Io lo United, invece. Terzo. Settimo, che è arrivato terzo in classifica, quindi comunque come da giri sempre 4 posizioni di differenza ci stanno Sì. e ho fatto de peggio, ma insomma è una cioccata. Sesta posizione in classifica, nella realtà lo abbiamo detto e ribadito, il Brighton di De Zerbi con 62 punti in Europa League. Chi ci hai messo? Lo United, Lo sbagli Manchester. di 3 posizioni, però comunque la cioccata c'è perché l'hai Sempre messo in Europa sbagliata. League e invece ha preso la Champions. Certo. Io ci ho messo il West Ham che è arrivato 14esimo. Questa è veramente grave, questa è veramente clamorosa, ma non tanto la mia prediction che poteva anche essere fattibile, quanto quello che poi non ha fatto il West Ham. Certo, no, assolutamente. Assolutamente. Ci si aspettava ben altro. Quinto Quinta posto. posizione in classifica, ragazzi, veramente la Premier League non smette di sorprendere in questa stagione. Sì. Liverpool addirittura che lottava per vincere, no? Per il titolo, fuori dalla Champions League con 67 punti in Europa League. Chi ci hai messo nella realtà alla quinta posizione in classifica? Il Chelsea. Che è arrivato 12esimo, Però quindi sette posizioni. perlomeno almeno l'idea di un Chelsea fuori dall'Europa, Te ne va no, dato a. dalla Champions, non dall'Europa, fuori dalla Champions, perché qua l'avevo messo in Europa League, però perlomeno un passo indietro rispetto alle Fuori altre dall'Europa l'avevo che messo. conta, sì, lo avevi assolutamente pronosticato. Io quinto ci avevo messo l'Arsenal, che sono arrivati secondi in Champions League.
per gran parte della stagione prima in classifica. Ma un qualcosa per tu ci avevi avuto l'intuizione, però li hai rimessi in Champions. Non mi ricordo se l'anno No, scorso ci l'hanno arriviamo. presa. L'anno scorso l'hanno presa la Champions League. L'Arsenal. No, 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 non l'hanno Vero? preso. Stagione, perché poi mi Quinti. ricordo. Quindi, infatti, mi ricordo caccia Arteta e così, eccola. Poi si è ripreso tutto insieme. Quindi, particolare come situazione. Andiamo alla zona Champions League, che è la zona che più conta. Cioè, finora noi in questo momento comunque ribadisco nessuno che prende pallini, punti, niente. Quarta posizione in classifica, nella realtà il Newcastle con 71 punti. Chi ci hai messo quarto in classifica? Che Tottenham, è arrivato ottavo. ottavo fuori da tutto, quindi cioccata pesantemente. Ma io ci ho messo il Chelsea in Champions League, è arrivato dodicesimo. Cioè io l'ho cioccata proprio in una maniera ridicola, barra vergognosis. Quindi assurdo quello che stiamo vedendo. Terza posizione in classifica, nella realtà lo United con 75 lunghezze. Io voglio sapere da te chi ci hai messo alla terza Ci ho posizione. messo l'Arsenal. Prendo Prendi il pallino. il pallino. Mamma mia, ragazzi, non ci posso credere. Ci ho messo l'Arsenal, che poi mi sono andato a riguardare il pronostico, la prediction che abbiamo fatto, avevo detto, avevo delle buonissime sensazioni per l'Arsenal e sono state confermate, anzi, forse anche oltre le mie Sì, è quello che aspettative. dicevo prima. Io Sì. ci ho messo il Tottenham terzo in classifica, fa. L'ho messo Era in Champions perché pensavo Conte, questo e Conte. quello e quell'altro. Conte nel breve medio periodo riesce comunque a ottenere risultati. Anch'io Fallimento. credevo, sì, credevo a tutt'altra cosa. E quindi niente, il Tottenham è arrivato ottavo, io l'ho messo in Champions, è un errore grave e clamoroso. Nella seconda posizione in classifica, ovviamente l'Arsenal, campionato strepitoso, no? Lottato quasi fino alla fine, 84 punti. Chi ci hai messo nella realtà? Ci ho messo il City, ci ho messo. Te prendi un altro pallino, però. Sì, avrei un altro pallino, ma sempre che ci ho messo il City. Ma io ci ho messo il Liverpool. Il Liverpool è arrivato fuori dalla Champions League. E questa pure è una cioccata pesante. Ma ragazzi, non venite ma dica inizio anno ve l'aspettavate, perché è l'eccezione che fa la regola. Ma una Sì. regola che non c'ha senso, no? Purtroppo. E manca la prima posizione in classifica. Nella realtà il City con 89 punti vince il tricolore. No, perché non si chiama tricolore là, si chiama No. Premier League. Il tricolore è il nostro. Però io voglio sapere da te chi ci hai messo la prima posizione in classifica. Il Liverpool. Ci ho messo. Che te devo dire? Tu c'è, cioè, l'unica che rimane è proprio il City. Ti ricordi che cosa avevo detto? Avevamo Prendo il invertito. punto. Sì, tu prendi il punto. No, ma io avevo detto: arriva Haaland, Guardiola che comunque. Perché tu pensavi, io mi ricordo sta cosa, tu ti ricordi la maledizione dei gli attaccanti bomber, Ibrahimovic al Barcellona con Guardiola, non li ha mai No, no, tanto, non era per quello. No, io invece no? avevo puntato molto di più sul Liverpool. A Ero proprio. prescindere Sì, da Klopp, dal tipo di era gioco. molto, ero Io molto più invece ho incentrato sul detto, Liverpool. arriva Haaland al City, farà frac de gol e gli regalerà il titolo. Cavoli. Quanto ci ho E indovinato. così è stato. È un punto d'oro perché è l'unico che L'unico. prendo e tu non ne hai presi, di conseguenza tu prendi tre Tre pallini, io prendo pallini. un punto in pallino, sei campione dei pallini, sono campione di punti e questo è quanto. Se Vogliamo andiamo a fare i sapere? conti praticamente pari, perché Sì, abbiamo cioè cioccato de una peggio, cosa chi peggio una, chi peggio oscena, un'altra, però dai, mamma ho beccato mia. il City campione, quindi Sì, non c'è almeno bisogno tu, di entrare nei meriti, no? certo, almeno tu Perché una poi posizione l'hai beccata, avessimo manco beccato quello. pari pallini, là dovevamo veramente fare la differenza di posizioni di classifica. E Mamma certo, è il mia. Sì, regolamento. E voi che certo. avete combinato? Quante ne avete indovinate? Almeno una avete indovinata. Grazie per la visione e lasciatemi piace se volete, lo sapete, le reaction alle altre prediction e le prediction del prossimo anno. Ciao ragazzi, alla prossima! Alla prossima con un nuovo video.